Lancio di sedie e altri oggetti, urla e tensioni. La visita di Salvini a Cava dei Tirreni è degenerata in scontri tra manifestanti e polizia. Gli agenti hanno fatto ricorso anche ad una carica di alleggerimento per disperdere i contestatori che hanno urlato slogan e cori contro il leader della Lega. Circa 200 i manifestanti che hanno provato ad avvicinarsi al palco allestito per ospitare Salvini, che ha definito cretini gli autori dei lanci di sedie contro la celere. Portate rispetto per chi indossa la divisa e andate a lavorare, ha rincarato la dose. Almeno una decina le persone identificate dalla Digos, che poche ore prima aveva fronteggiato un'altra contestazione, questa volta solo verbale, a Salerno. Il segretario della Lega in mattinata ha effettuato un sopralluogo presso il Covid Hospital di Salerno, attaccando duramente De Luca e la gestione dell'emergenza. Un conto è fare il simpatico su Facebook, un conto è scherzare con cattivo gusto sulla pelle e sulla salute dei campani e dei salernitani. Sono soldi dei salernitani, sono soldi dei campani sbattuti via, e quindi mi auguro che ci sia qualcuno in qualche procura che vada fino in fondo per capire se qualcuno ci ha guadagnato come ci ha guadagnato e se sono state rispettate tutte le norme. Dopo le accuse di Salvini, che aveva definito feudale la gestione dell'ospedale per la visita negata, la direzione aziendale del Ruggi di Salerno ha replicato a muso duro: gli ospedali sono luoghi di sofferenza e di cura, non di demagogia, non solo qui ma in ogni paese civile, la reprimenda di Vincenzo D'Amato. Per Salvini, ultima tappa in città prima di proseguire il tour verso la parte meridionale della provincia con il gazebo allestito in Via Velia. C'è gente che è nata e vissuta a Salerno in campagna per 50 anni, che vi ha chiesto il voto per 50 anni e per 50 anni non ha fatto un accidente. Mandate a casa questi poltronari, ve lo chiedo per favore.